Ciao a tutti, sono Giorgia, ho quasi 26 anni e sono in ONIT da quasi 7 mesi. Ciao, mi chiamo Lorenzo, ho 25 anni e lavoro in ONIT da circa 2 anni. Io sono Giacomo, lavoro in ONIT nel settore IoT e ho quasi 26 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche magistrale, mentre ancora ero al mare, ho ricevuto la chiamata di ONIT e che mi ha preso per un tirocinio, dopodiché mi ha assunto. Sono entrata in ONIT tramite un tirocinio formativo promosso dall'Università di Bologna per la mia laurea triennale in ingegneria biomedica. Al momento lavoro in ONIT e sto conseguendo la laurea magistrale sempre in ingegneria biomedica. Il mio inserimento in ONIT è venuto dopo aver fatto il tirocinio per la laurea magistrale e dopo il quale sono stato assunto immediatamente. Mi trovo molto bene in ONIT anche perché i rapporti tra colleghi e superiori sono ottimi e quando vengo a lavorare con il sorriso, che comunque non è una cosa da poco. L'ambiente di ONIT è molto stimolante ed è un posto in cui l'essere giovani non è visto come un difetto, ma anzi come la possibilità di apportare nuove idee e innovazione a quello che stiamo già facendo. In ONIT si sta molto bene, c'è un ottimo clima, con i colleghi mi trovo molto bene, si lavora sempre di squadra e pur essendo giovane mi vengono dati compiti importanti e con responsabilità. Mi occupo di Data Warehouse e Business Intelligence e insieme a Giorgia stiamo facendo un progetto di machine learning per il data mining. Io lavoro su Yotto, che è il software IoT di ONIT per il monitoraggio di dati in tempo reale.